con... Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra 100 Baby Challenge. Allora ragazzi, nello scorso episodio... Sto bello scherzo mi ha fatto Charlotte, perché sono nati Dennis, che potete vedere qui, che sta piangendo e mamma sta arrivando patato, e il piccolo Brian. Quindi sì, i primi gemelli di questa challenge. Punto della situazione ragazzi, noi dobbiamo calcolare i figli di Charlotte che sono fuori casa. Vi ricordo, è questa la regola, cioè finché i figli sono in casa, no? Quindi finché non diventano giovani adulti e vanno via, sì, li contiamo perché insomma li ha messi al mondo, però a livello di sfida, per la sfida ragazzi dobbiamo contare quelli che sono andati via di casa. Quindi noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 figli fuori casa, più 1, 2, 3, 4, 5, 6 figli ancora in casa ragazzi, quindi siamo a 19 pargoli, la nostra 19 pargoli ragazzi, mamma mia, quanti figli tesoro, confronto Milton è un dilettante. Allora dunque, anche perché ragazzi a differenza di Milton, mi riferisco alla mia Not So Berry Challenge della prima generazione, questi li ha partoriti tutti lei, quindi mica è uno scherzo. Perciò ragazzi, cara, vieni qui e inizia a servire il pranzo, magari potresti fare... Ma fa un po' freddino, quindi magari potresti fare un minestrone, che ai tuoi pargoli fanno bene le verdure. Nel frattempo ragazzi, madonna, c'è un'energia proprio sotto le scarpe, vi informo che ho rifatto il look. Ma perché i capelli rossi tu? No ragazzi, vi giuro che non aveva i capelli rossi questa qua prima di... cioè quando è uscita di casa. Bug mistici, vabbè, dicevo, ho rifatto il look alle bimbe e ovviamente, per questo vi dico, non aveva assolutamente i capelli rossi, vabbè. Lei le avevo già rifatto il look, mi sembra. Ho fatto il look, ragazzi, a Elara, che è veramente molto più carina. E notare, ragazzi, ecco, 13 giorni al passaggio d'età, Altea 10 giorni. Tu, cara, fra quanto passi d'età? E ha voglia a te ancora, pure tu. E ho rifatto anche il look al piccolo Leo, che ora è qui ragazzi, ve lo ricorderete, era un po' pelatino, pochi capelli. E finalmente ragazzi, cioè, non c'è più il bug, perché è uscito una patch, diciamo, che ha riparato il bug mistico, per cui i simini passavano d'età nel CAS, cioè era proprio una cosa ragazzi altro che inquietante di più. Quindi aumenta la tua responsabilità tesoro, sei pure flirtante, bene, tu mi devi dire che ti sei fatta la tinta a scuola, non lo so, cosa fate quando state a scuola bambine mie, non si sa, quindi tu vieni qua tesoro che devi dormire proprio assolutamente, mentre tu puoi cercare, facciamo una cosa, ma perché, ma no, fermi tutti ragazzi, io non ho fatto fare la sfida della positività a nessuno. Ma stiamo scherzando, ma perché questa c'ha la sfida della positività? No ragazzi, veramente, bug ultra mistici, io non lo so, io ho fatto l'aggiornamento ragazzi e ho avviato questa partita, quindi vi dico che ovviamente come sapete io registro molto prima, l'aggiornamento è uscito il... Allora, io sto registrando ragazzi, oggi è 21... L'aggiornamento è uscito ieri ragazzi, quindi non ho parole, vi dico la verità, non ho veramente parole, non so cosa dire, comunque vabbè. Sì, questa c'ha sta sfida qua, vabbè ragazzi, dettagli, pensiamo più che altro a quello che deve fare per passare d'età. Allora, studentessa da 7, quindi livello d'abilità, dobbiamo dedicarci, sociale, motoria. No, vieni qua tesoro, potresti fare così, eserciti nella battitura, vai, vai. Tu qua come sta andando? Aggiunge l'asciugatrice, dai, fammi vedere un po'. Ragazzi, non manca molto, Guardate la responsabilità come aumenta man mano che pulisci la vaschetta, asciuga il bucato. Fa il bucato e aggiunge la lavatrice. Sì, chi è? Jason, congratulazioni, grazie caro. Questa qua c'ha la nausea, ragazzi, è una meraviglia. Bisogna tenere d'occhio la nostra Margot, ragazzi. Lava il bucato. Per ora la faremo riprendere un pochino. col divertimento, ragazzi. Dopodiché assolutamente compiti, perché per ovvi motivi porzione, mangia qualcosa e poi compiti a go go, ragazzi, perché non manca, cioè manca pochissimo e dovremmo riuscire a mandarla via di casa. Ovviamente, ragazzi, riuscite a, cioè quando sarà andata via di casa, dibatti su una posizione politica discutendo con un altro sim. Tesoro, guarda, lascia stare. Vieni qua, dibatti con tua figlia, così chiacchieri pure un po' con lei. Non lo so, qua, ok. Ragazzi, proprio a casaccio perché non saprei. Non ricordo nemmeno quale avevo scelto, ragazzi, per lei all'inizio, sinceramente, perché non me ne frega un pero. Non sembra avere lo stesso orientamento politico, ecco. Bene. L'hai fatto però il dibattito, dai, meglio di niente. Mamma, ti prego, se la pensi così dovrò trasferirmi. Ti prego, non essere un dinosauro. Devi ascoltare anche le idee politiche di tua madre, capisci? Non è che sono un pipistrello che voglio buttarmi sopra di te e succhiarti via tutte le energie vitali. Ma non è questo che fanno i pipistrelli, tesoro. E comunque non esploderebbe certo il mondo se ascoltassi quello che ha da dire tua madre, signorina, hai capito? Eh? Ne so qualcosa, sono una politica di successo. Non sei mai uscita di casa, però sì, sei una politica di successo, tesoro, praticamente. Quindi ascolta bene quello che dice tua madre, perché potrebbe essere musica per le tue orecchie. E lei, certo, come no. Allora, qua come sta andando? Tutto bene? Bene. Quindi, tesoro, siamo tutti con te, aspettiamo il momento. Madonna, sto coniglio quanto è brutto, ragazzi miei. Allora, ok, via. Dovresti essere felice, tesoro, tua figlia ha vinto un coniglio, eh. Un coniglio, sono queste le gioie. Allora, dunque, qui. Forza. Fai i compiti appena hai finito, così tua madre può venire a darti una mano. Madonna, ragazzi, vendiamo tutta la roba inutile. Regali, ragazzi, siamo pieni di roba qua. Guardate i regali, perché ogni volta che cresce un pargolo, ovviamente, ragazzi, qua... Questo non si può vendere, alcune cose ce le teniamo per regalarle se fosse. Guardate i giocattoli, ragazzi. Io non... Si vede che non controllo mai l'inventario, vero? Direi che si vede come. Oh, ole. Va un pochino meglio, ma vabbè. Questo no, questo no. Questo nemmeno, questo sì, che bello. Comunque sta cosa che poi non si possono vendere, ragazzi, è un po' una rottura di pere, però vabbè, dettagli. Allora, tesoro, molla il piatto, perché tu non è veramente, guarda, lascia il piatto, non ti preoccupare, ci penso io. Ciò che mi preme è che tu vada a fare i compiti, ti prego. Lo so, sei sfinita, hai ragione, però la responsabilità deve aumentare. Tesoro, siediti. Io dico, ma uno spende simoleon per prepararvi la postazione e voi fate quello che però vi pare, vabbè. Ecco, ora è molto a disagio, perché l'ambiente è sporco, sì, c'è questo che fa schifo in effetti e questo pure. No, ti piacerebbe, la guarda, nel frattempo che mamma pulisce fai un micro pisolino proprio, ragazzi, un micro pisolino ma al volo. E qua cosa abbiamo? Sì, politica da volta gabbana. Ecco, vedete, cambiare le proprie convinzioni. Sì, io non mi ricordo e quindi ogni volta esce sto coso. Non è cattiveria, tesoro, nessuno ascolta, nessuno nota. Mi dispiace tanto. Quindi sì, perdonami. Allora, intanto qua direi che ti sei ripresa un pochino e che potresti, come dire, farti una bella dormita. E vediamo un po' anche loro, ragazzi, perché lei manca un punto abilità. E la vedete, guardate, è pronta per arrivare al livello 10, perché vi ricordo che arrivata al livello 10 da bambina può crescere e diventare adolescente, quindi lavoriamo immediatamente su questa abilità. Devi fare l'abilità sociale, vieni qua, fatti una chiacchierata con tua madre, che male non fa, aiuta a recuperare una cattiva relazione con... Ma chi è questa? Madonna mia, ragazzi. Ma quando mai l'abbiamo conosciuta sta tizia? Io non mi ricordo. Vabbè. No, implora giocattoli nuovi, tesoro, anche no. Abbracciala affettuosamente. Parla della scuola, sì, l'abbiamo fatto. Quindi non so, prenditi il gioco degli adulti, non credo, parla dei giocattoli, della temperatura fresca, insomma, chiacchiera con tua mamma. Tesoro, tu riprenditi perché tra poco qua te tocca, come si dice dalle mie parti. Forza. Oh, mamma, vorrei, guarda, a volte fare come fai tu, prendere un megafono e a scuola iniziare a urlare, così la gente inizierebbe ad ascoltarmi. Beh, tesoro, non fare come fa tua madre, tanto non se la fila nessuno comunque. Tu sei la mamma migliore del mondo. Oh, queste sono soddisfazioni, tesoro. Pur avendo 8000 figli, hai... Chi dice questo? Tua figlia. Mamma, senti, ma quando potremo andare a giocare con una palestrina giocattolo? Eh? Quando farà meno freddo, forse? Ma certo, tesoro. Vedi, ora piove, fa freddo, meglio di no. Ok, dunque... Con lei, ragazzi, siamo a posto. Dobbiamo iniziare a lavorare sulla responsabilità, ma vedete già un po' è sviluppata. Quindi a questo punto, patata, ti metti qui e fai i compiti, perché puoi farcela. Tua sorella, invece, mamma mia, ragazzi, sti pargoli sono uno... Stanno messi uno peggio dell'altro. Allora, quando gli dici di sedersi qua, non si siedono, fanno tutti come però vogliono. Allora, dunque, chi è? Ho sentito che stasera al bar ci sarà la notte degli alieni, vuoi farci un salto? Bello di casa? Assolutamente no, perché abbiamo qualcuno qui che deve svegliarsi e fare i compiti, quindi forza. Forza che la mamma è con te, è pronta a sostenerti. No, tesoro, nessuna festa, perché dobbiamo aiutare a fare i compiti. Tua madre deve aiutare, forza. Oh, che bella scenetta di famiglia, ragazzi, guardate. Guardate la concentrazione di Charlotte, del tipo: come posso fare per riuscire a sbolognarmi di questa ragazza nel minor tempo possibile, così da poter procreare un altro figlio non appena lei sarà andata via? Questi sì che sono problemi, ma adesso lascia stare e vieni a prenderti cura dei pargoli, ragazzi. Due insieme, altro che gioie nella vita. Vieni qui, tesoro, aiuta a fare i compiti. Quindi, mentre, ragazzi, in questo episodio molto probabilmente riusciremo a mandar via di casa la nostra Margot e a far diventare Altea adolescente, ovviamente non assisteremo al parto, ragazzi, per ovvi motivi, perché fra 4 ore entra nel secondo trimestre e stiamo freschi. Lui deve assolutamente svegliarsi, perché direi che la fame inizia a farsi sentire. Quindi, patato, vieni qua e prenditi una porzione. Non possiamo dire la stessa cosa di lei, perché come potete vedere è una studentessa da 7, quindi ha voglia. E soprattutto anche... lei sta messa abbastanza bene pure lei con... Allora, tesoro, svegliati, perché... Quindi sì, possiamo lavorare su due pargole. Usa... Fai la doccia, manca poco il compleanno di Brian e il compleanno di Dennis, che bello. Poi pulisci sto schifo. Oh, forza! Datemi una gioia! Forza, su! Ah, ragazzi, ragazzi! Sì che è una gioia, sì che è una gioia. Allora, dunque... Ecco, anche lei in bagno. Come se non ci fosse un domani, vai a fare la doccia, tesoro. Oh, e lei ha finito i compiti. Diamo uno sguardo, ragazzi, alla responsabilità, manca veramente pochissimo. Quindi fai le attività extracurricolari, tesoro, perché sì, tesoro, siediti qui. Non essere ribelle, siediti. Forza, complimentati per l'arte? No, aiuta a fare i compiti. Questa è in bagno. Tu, patato, buongiorno, anzi buonanotte, perché sono le 11:30, questi ragazzi... Boh, hanno degli orari che dire che sono sballati è dire poco. Forza, prendi una porzione. Tu pure, patata, ti lavi dopo, prendi una porzione. Cerchiamo di sfruttare queste ultime due porzioni. Ce la faranno i nostri eroi. Forza. Potete farcela, bambine, potete farcela. Forza. Oh, perfetto. E intanto il piccoletto, ragazzi, pure deve darsi da fare. Quindi vieni qui, patato, usa il vasino. E ragazzi, lo manderei a sviluppare ovviamente l'abilità che io tanto amo. Chi mi segue lo sa. No, è vero, non possiamo. Allora, intanto impila. Anzi, credo... col pensiero non stai messo male. Allora, facciamo così. Gioca a forma sim. Chi ha rotto il pero? Qualcuno ha rotto il pero, però visto che ora i soldi ci sono, ragazzi, sostituiamo. Forza, datemi queste gioie! Sì, ragazzi! La responsabilità di Margot è sufficiente per acquisire il tratto responsabile. Quindi vi ricordo, lei è un'adolescente, può passare d'età e diventare giovane adulta esclusivamente, ragazzi, quando ottiene, lo dico proprio in generale per ogni tanto dare una rinfrescatina alle regole, ragazzi, quando diventa una studentessa del liceo da 10, e noi ce l'abbiamo, e soprattutto quando almeno uno dei valori caratteriali ha una stellina, ragazzi, e noi abbiamo ottenuto adesso la stellina nella responsabilità. Quindi direi che mentre la nostra magari corre in bagno, la mamma potrebbe tirar fuori la torta e festeggiare, ragazzi, perché sì, è proprio il caso di farlo. Quindi torta, quanto dura sta torta? 46 minuti, no tesoro, guarda, non andare in bagno perché abbiamo una torta, guarda, che sta lì per cedere, per dirci addio. Forza. Tesoro, no, vieni qui. Abbiamo la torta che fa il countdown, ti prego, datti una mossa. Allora, forza, tutti pronti a festeggiare, anche la nostra sta passando d'età. Charlotte, tesoro, ce l'ho fatta. Lo so che, ragazzi, ovviamente non è che lei voglia mandare via le sue figlie per cattiveria, ragazzi, ma proprio perché bisogna andare avanti, no? La sfida show must go on. Allora, dunque, vediamo un po'. Fermi tutti, fermi. Allora, lei è ora ambiziosa, testa calda e creativa. Ricordo che ho installato una mod che non ricordo mai il nome, ragazzi, chiedo scusa, però è quella che genera la random traits, qualcosa, vabbè, insomma, quella lì praticamente, ragazzi, che genera in automatico i tratti quando si impassano d'età. Ora, non la userei mai per nessun'altra sfida, però per questa, sinceramente, ragazzi, anche così per variare, la trovo adatta. Dunque, tu, patata, ancora non puoi passare d'età, perché fra 7 ore, ragazzi, andrà a scuola e deve diventarmi una studentessa da 10. E quindi, ragazzi, direi che a questo punto noi ci vediamo direttamente il giorno dopo per vedere se riusciremo a far passare d'età la nostra Altea. Dunque, ragazzi, siamo tornati e come potete vedere io ho speso un bel po' di soldi perché la nostra, ragazzi, ora vi mostro tutti i cambiamenti, ha raccolto tipo altri botte di soldi, tipo 13.000 passa simoleon, così era arrivata a più di 100.000 simoleon, e quindi ho pensato bene di sperperare, insomma, ecco, e di modificare ulteriormente la casa. Devo dire che sono molto soddisfatta di come è venuta, perché sì, è una casa un po' stramba, un po' pazza, me la sono immaginata così per loro, e quindi vabbè. Allora, dunque, l'esterno, ragazzi, come potete vedere qui ho aggiunto, diciamo, questa ringhiera, insomma, no, questo spazio, e ho sistemato tutte delle piante così. I vasi sono tutti uguali, aspettate, ragazzi, che ok, ecco, perché adoro questi vasi qua, ragazzi, mi piacciono tantissimo, e quindi ho cercato di abbinarli in colori diversi. Poi qui, vabbè, ho sostituito quei vasi bianchi che c'erano prima con queste, abbellito qua, diciamo, la porta con questi vasi qua. Dopodiché, ragazzi, quest'altro spazio qui ho messo due poltroncine, ho immaginato che comunque ogni tanto magari lei possa sedersi qui, bere qualcosa, insomma, così. E anche qui, vabbè, dei vasi. Qua all'esterno la cassetta della posta con il secchio. Qua l'orto, ragazzi, ho cercato di dargli un senso con tutte le lucine posizionate così. Io non ho ancora testato se poi avrà difficoltà o meno a passare, però, ragazzi, ci ho provato. Qui un angolino per i più piccini, sempre più che altro per non farli stare sempre in casa, ragazzi. E poi, ragazzi, di qua ho sistemato quest'altro angolino qui, perché in questo modo, ragazzi, anche lei ha la sua zona barbecue, molto piccolino, non volevo una cosa troppo grande, una cosa così, ecco. Qui di conseguenza, ragazzi, ho ampliato la palestra aggiungendo anche questo qua, come potete vedere, questo sacco. Ho ampliato ulteriormente la lavanderia, perché sì, ragazzi, cioè, guardate la mole di panni che si accumulano con tutti i pargoli che ci sono. E quindi sì, ho aggiunto altre due, c'è un'altra lavatrice e un'altra asciugatrice. E ho cambiato, ragazzi, completamente la camera della nostra Charlotte. Ho mantenuto, diciamo, i colori sia di pareti che pavimenti come erano prima, però ecco, questa è la nuova stanza, ragazzi, mi piace, devo dire che sono soddisfatta. Quindi dopo avervi mostrato un pochino, ho dei soldi, quindi suggeritemi, ragazzi, anche altre migliorie, se volevo occuparmi un po' di questo corridoio in realtà, magari poi ovviamente... Ce ne sono di soldi, però con tutti sti pargoli, ragazzi, è sempre meglio risparmiare. Magari poi qui sistemare in modo diverso l'area giochi, quindi sistemare magari anche questi giochi qua all'esterno. Volevo tenermi dei giochi anche all'interno, ragazzi, perché purtroppo piove spesso e quindi quando non piove, cioè ho paura che se li sposto tutti all'esterno, poi dopo... Per l'interno non ho più niente per intrattenere i pargoli, però vabbè. Dunque, la novità, ragazzi, che vi mostro subito, io sono stata, ecco, 2 ore fa, ci ho messo un po' di tempo, ragazzi, a costruire, poi mi sono fermata. Comunque, Altea ha lavorato sodo e ora è una studentessa delle elementari da 10, ottimo lavoro! Quindi anche la nostra Altea, ragazzi, può passare d'età e diventare un adolescente. Come potete vedere, Margot non è più nella nostra unità familiare perché io l'ho già trasferita. Chi è che piange? Tu, patato, tu. Allora, cambia il pannolino sporco, nutri, allatta. Quindi, ragazzi, fatemi sapere se queste modifiche che ho portato alla casa vi piacciono. Devo dire che sono abbastanza soddisfatta, quindi cucina, tesoro, poi, perché bisogna, ragazzi, preparare un'altra torta. E stavolta facciamo una torta al cioccolato. Quindi, ho cambiato, ragazzi, aspetta. Ok, sì, facciamo così. Ho cambiato anche il divano, nel senso è sempre lo stesso, però ho cancellato quello di prima e ho acquistato questo, ragazzi. E ho notato che, vedete, ora si siedono. Quindi evidentemente si era buggato il divano, ragazzi, così, tam, senza motivo. Non me lo so spiegare nemmeno io. Allora, dunque, ci siamo? Vai, cara, che abbiamo bisogno di te. Il piccoletto sta qui, che sta balbettando allegramente. Ve lo volevo far vedere, ragazzi, perché è tanto, tanto carino. Aspettate. Guardatelo. Che faccino. È troppo tenero, ragazzi, troppo tenero. E ora... Oddio, un altro adolescente, ragazzi. Che meraviglia. Che meraviglia. Fatemi sapere se... Allora, io in realtà, ragazzi, pensavo di fare questo. Certo, se cresce su proprio obbrobriosa in una maniera orribile, proprio indecente, le farò un cambio look, quindi un video cast, speed cast. Però, dovesse crescere, ragazzi, per miracolo, in maniera discreta, attenderei anche il passaggio d'età di Elara per fare il cambio look, ragazzi, perché in questo modo, no... Aggiungere candeline, potrei sistemare 2 pargole e non fare quindi 200 speedcast. Ecco, vorrei, come dire, ditemi se secondo voi può essere un'idea, una buona idea, cioè nel senso che secondo me poi se mi dovessi mettere a fare uno speedcast ogni volta che cresce un pargolo, ragazzi, ci sarebbero più speedcast, video di speedcast che della challenge a momenti. Quindi basta, tesoro, vieni qui ed esprimi il tuo desiderio, forza! Tutti pronti, perché anche Altea sta per passare d'età. Forza, patata! Stai per diventare adolescente. Qua bruciamo le tappe in fretta, vai! Stai pensando? Oh, guarda come ti festeggia la mamma! E tanti auguri anche alla nostra Altea. Auguri, patata, auguri! Come crescerà, ragazzi? Oh, dunque... Ecco, per l'indecente... Ecco qua, ragazzi! Oh mio Dio, è molto giocosa sta faccia orribile! Ma perché sei cresciuta così? Io non ho parole, ragazzi, ma perché? Comunque, vediamo un po' i tratti. La responsabilità, ragazzi, guardate, già sta a un buon punto, devo dire. Creativa e attiva. Bene, con aspirazione... Celebrità di fama mondiale, non ho mai neanche, ragazzi, guardato in cosa consiste. Aspirante stella, diventa una celebrità 2 stelle, acquista un vantaggio della fama. Però, vabbè, ragazzi, io lei ce la vedo, perché se non ricordo male lei dovrebbe essere figlia di Don Lothario. No, lei di Marcus Flex, giusto. Ecco perché questi occhietti terribili, tesoro mio. Va bene, ok. Scusate, Cioè, ti metti un attimo in una posizione, tesoro, umana, un secondo? No, non è questa la posizione. Devi essere... nature. Allora, io, ragazzi, Marcus Flex, lo dirò sempre, è un simmino che non mi piace. Non mi piace proprio niente, sinceramente. Guardate qua la genetica. Ora, io mi auguro che dopo averla sistemata, ragazzi, perché così veramente è una tortura vederla così. Quindi ti prego, tesoro, datti una mossa, ecco, a diventarmi una studentessa da 10, perché veramente è un'angoscia, è una tortura per tutti noi vedere tua sorella conciata così. Poi con questi occhietti minuscoli, ragazzi, ma perché questi occhietti minuscoli? Vuoi fare una faccia normale, per favore? Tipo, guarda, sorridi senza motivo, perché al posto tuo non riderei. Anche guarda come cacchio sei conciata! E ridi? Cioè, secondo me ridi per non piangere. Sei molto giocosa cosa? Sei molto giocosa. Io, ragazzi, boh. Eccomela qua, comunque, con questi occhietti sempre, boh, vabbè, lasciamo stare. Quindi, ragazzi, direi che con il compleanno, quindi la crescita di Altea, noi possiamo fermarci qua per questo episodio, che è anche meglio. Devo dire sì, è meglio. Se vi è piaciuto, ragazzi, ecco Cole, che ora viene a trovare sua madre volentieri, perché sa che non lo spenna più, ragazzi, come un pollo. Non gli cade più soldi. Dicevo, se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video, ragazzi, potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale. Tu vai a dormire perché non posso guardarti, veramente, guarda, non, cioè, dire che sei indecente è farti un complimento proprio. Le playlist, ma soprattutto i link ai canali di miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando, ragazzi, andate in tutti i loro canali e iscrivetevi, perché ne vale veramente la pena. Ultima cosa prima di lasciarvi, vedete, a parte l'evento e vabbè, ma oggi è il compleanno dei pargoli, dei gemelli, quindi a questo punto molto rapidamente, mentre vi saluto, li farei crescere. Chi facciamo passare d'età per primo? Brian, perché se non ricordo male, sì, lui è nato per primo. Tesoro, rimani qua. E quindi sì, mi raccomando, ragazzi, andate veramente in tutti i loro canali e iscrivetevi, perché proprio ne vale la pena. Campanelline sempre attive, perché soltanto attivando la campanellina, ragazzi, potete... fatemelo vedere... Vorrebbe venire da te, ma guarda, fai come ti pare, vieni pure qua. Dicevo, solo con la campanellina attiva, ragazzi, questo vi ricorda il figlio di Diego, Lobo, potete ricevere una notifica ogni volta che qualcuno di noi pubblica un video. Quindi, ragazzi, non rischiate mai di perdere i contenuti che pubblichiamo nei nostri canali. Mi raccomando, quindi, con le campanelline. Guardatelo che faccia, ragazzi, ma questa faccina, ma ragazzi, è troppo tenero, vabbè, dai, è troppo carino. E quindi mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto il restauro della casa. Abbiamo insomma cambiato alcune cose, parecchie cose, aggiunto anche molte cose, quindi devo dire che, ripeto, io sono soddisfatta, però ditemi voi, insomma, cosa ne pensate. Forza, cresci anche tu, patato. Oh, che patato, tutte e due biondissimi, ragazzi. Vabbè, del resto sì, la fusion con il lettino qua, vabbè, ragazzi, ve lo mostro. Anche il piccolo Dennis, guardate che tenero, è troppo carino, ragazzi. Sembrano tanto simili, ma in realtà sono parecchio diversi. Quindi, a questo punto, ragazzi, non appena la nostra Elara crescerà, e io mi auguro il prima possibile, perché ora lavorerò un po' off camera magari per le sue abilità, ragazzi, non appena crescerà e avrà, come potete vedere, un po' di responsabilità, già ci stiamo lavorando, ma per il prossimo step dobbiamo soltanto raggiungere il livello 10, farò un restyle a questo punto, uno speedcast su tutti e quattro, perché sì, ne hanno bisogno. Altea, tesoro, ti fai vedere un attimo in una situazione decente, ti prego. E quindi, ragazzi, veramente fatemi sapere se la casa vi piace, se... il video, vabbè, questa, ragazzi, vuol morire giovane, che vi devo dire. Se il video in generale vi è piaciuto. E che dire, io vi rimando al prossimo episodio, ragazzi. Andremo a trovare... mamma mia. Vabbè. E assisteremo, ragazzi, nel prossimo episodio anche al parto, perché qua, ragazzi miei, eh sì, terzo trimestre fra 7 ore. Beh sì, ragazzi miei, nel prossimo assisteremo al parto. Basta, tesoro. Va bene, insomma, ragazzi, ve la siete voluta voi, questa è Lara. Ecco, non sembrava peggio prima con quel coso in testa, devo dire che ora va un pochino meglio. Quindi, ragazzi, che dire, io vi abbraccio forte, vi rimando come sempre al prossimo episodio. Speriamo che Matthew non bruci sul Simmers. E non